entrato dentro di me. Julie? Ho ingoiato il tuo sperma. Questo significa qualcosa. Ma tu lo capisci quanto è difficile far finta di essere tua amica. David, io sono innamorata di te. Io ti amo, cazzo. Io ti amo, cazzo! Ehi! Ehi, ehi! Non fare così. L'altra notte mi hai scopato 4 volte, David. Sei stato dentro di me. Julie? Ho ingoiato il tuo sperma. Questo significa qualcosa. Rallenta. 4 ehi. Volte. Non può non voler dire qualcosa. 4 volte. Fermala. Perché io vivo tutto il giorno con questa straziante speranza che tu possa deciderti a chiamarmi per fare qualcosa insieme. Andiamo a casa tua a parlare con calma, ok? Voglio vedere dove... Ti prego, rallenta. Ferma subito questa macchina, Julie. Ferma questa macchina! Ma non lo sai che quando fai l'amore con qualcuno, il tuo corpo fa una promessa che tu lo voglia o no? Dimmi una cosa, David. Rispondimi, tu credi in Dio? Che stai facendo? Ok, ti amo. Ti amo. Ciao. Sei incredibile. Hola. Hola. Sei arrivato al lavoro senza problemi? Sì. No, a dire il vero, ho fatto un sogno terribile. Non dirmi che hai sognato di non vedermi più. Sono uscito da casa tua, per strada stavo entrando in macchina e c'era quell'amica che mi perseguita, che mi aveva seguito fin lì. Julie. Sì. E voleva parlare con me. E ricordo che ero su di giri, ero partito. Sai? Sì, partito. Pensavo a te e a me. Credo che la mia mente fosse ancora presa da quel disegno tremendo che mi hai fatto. Ma lei era turbata. Per, non lo so, sono salito in macchina e lei si è lanciata giù da un ponte. Si è praticamente suicidata con me accanto. Credevo che fossi andato dritto al lavoro. Thank you.